Buongiorno e bentrovati alla prima edizione del TG6. Apriamo con la cronaca. Un uomo di 40 anni, Marco Paolini, residente a Castelvecchio, provincia di L'Aquila, è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 di questa mattina lungo la strada statale 5 Tiburtina Valeria nel territorio comunale di Tocco da Causaria, Pescara. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, l'uomo, mentre percorreva la Tiburtina per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua moto cadendo a terra e riportando lesioni gravissime che hanno determinato il decesso immediato del quarantenne, nonostante i tentativi di rianimazione operati dai sanitari del 118 arrivati poco dopo non è stata disposta l'autopsia. E una denuncia pubblica questa mattina nel quartiere di Rancitelli a Pescara, a farla il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che mostra alle telecamere lo stato di abbandono e la pericolosità di un quartiere vittima della criminalità. Francesca Romana Testi. Allarme Rancitelli, il Movimento 5 Stelle oggi denuncia davanti a telecamere stampa la situazione di degrado e incuranza nella quale vivono le famiglie. Oltre all'allarme sicurezza dovuto dalla delinquenza presente nel quartiere, l'appello è a tutte le istituzioni che in tanti anni non hanno mai risposto alla richiesta di aiuto dei suoi residenti. Qui c'è un proprietario delle case popolari che è la Regione Abruzzo, c'è un presidente della Regione, hanno chiesto con forza e chiediamo con forza la sua presenza perché servono soldi per ristrutturare case che stanno letteralmente cadendo, pericolanti, che mettono a serio rischio anche l'incolumità pubblica. Non solo, siamo in un quartiere difficilissimo dove lo spaccio di droga è quotidiano, ci vogliono presidi fissi ma anche mobili di polizia, un controllo del territorio e poi i servizi, manca un assistente sociale, mancano servizi di accoglienza e quant'altro, non bastano interventi sporadici per magari ristrutturare un parco, prima di ristrutturare un parco devono ristrutturare le case dei cittadini che stanno crollando. Signora, lei da quanti anni vive qui? 40 anni. Quali sono i disagi che avete lamentato? I disagi, i scensori sempre rotti, portone sempre rotto, scale rotte. Nessuno che fa le pulizie per le scale, nessuno mette una lira per pulire, insomma è un macello. La situazione è di persone che sono anche là con gli anni, si parla anche di paura? Sì, si parla di paura perché qui c'è un alto tasso di criminalità, piccoli spacciatori, quindi e noi abbiamo paura, cioè lo si fa in casa, nei portoni. E le porte non si chiudono, dicevate? No, le porte ci è stato rimesso poc'anzi, neanche un mese fa. Già è rotto perché devono entrare. I citofoni non funzionano. Da un anno e più la posta non ci arriva o arriva in ritardo, viene rubata. Antonio Luciani, sindaco uscente di Francavilla al Mare, annuncia in una conferenza pubblica alla presenza del presidente della regione, Luciano D'Alfonso, l'avvio dei lavori per il completamento del tanto atteso porto turistico. Vediamo. Quando sono diventato sindaco era stato posto sotto sequestro, oggi posso dare una notizia tanto attesa. Il porto turistico di Francavilla verrà completato. Antonio Luciani in una conferenza stampa affollatissima dall'annuncio dell'avvio dell'opera. Ovviamente ci sarà bisogno di un cronoprogramma di lavori che penso si stimi intorno all'anno solare, quindi l'obiettivo sarà avere l'approdo pronto per l'estate 2017. Lo dico con grande soddisfazione perché era uno di quei problemi, ora lo posso confessare, che pensavo di non riuscire a risolvere. Invece grazie al governatore Luciano D'Alfonso e grazie a una grande attività svolta dai tecnici, dagli uffici, da tutti, siamo riusciti anche a risolvere questo problema. Cosa era mancato fino ad oggi per poter proseguire e concludere i lavori? Beh, intanto il finanziamento che è arrivato dalla Regione per 2,5 milioni di euro, direi che è la cosa principale, e dopo soprattutto anche una sistemazione di una pratica amministrativa che ahimè era partita nel peggiore dei modi e quindi è servito fare molto, compreso riottenere la valutazione impatto ambientale che la stessa Regione ci ha rilasciato con l'apposito comitato pochi mesi fa, un paio di mesi fa. È il governatore d'Abruzzo a dire che Francavilla dimostra di essere il comune d'Abruzzo più diligente, merito di un sindaco che ha fatto dell'avvocatura la sua filosofia di gestione.
Ma quest'opera è un'opera che ha seguito una procedura da comune eccellente, è stato il primo comune a concludere gli obblighi giuridicamente vincolanti. Un'altra opera importante sarà quella del pontile, ha parlato anche di quello. Sì, io mi faccio carico di trovare le risorse per rigenerare il pontile, che è un'opera che deve parlare e deve introdurre al parco più grande d'Abruzzo, che è il mare Adriatico. E tutte le associazioni ambientaliste parteciperanno compatte il 12 marzo alla manifestazione in programma a Pescara per chiedere mare e fiumi puliti. Associazioni ambientaliste unite e compatte per partecipare il 12 marzo a questa importante manifestazione. Sì, il 12 marzo facciamo un appello a tutti i cittadini di Pescara, ma anche di tutta la regione Abruzzo, che hanno dovuto assistere inermi alla contaminazione delle acque che non è un problema di questo periodo, ma che è dovuto a 20 anni di incuria delle amministrazioni nei confronti della tutela dei fiumi e del mare. Ricordiamo che da dati dell'anno scorso, a livello europeo il 2% delle acque sono inquinate, mentre la regione Abruzzo presenta un dato allarmante, che è quello del 20% del totale delle acque che presentano una qualità scarsa. Siamo in attesa a marzo delle nuove analisi, che probabilmente, se non confermeranno questo dato, probabilmente sarà un dato peggiorativo, proprio dovuto al fatto che quest'estate c'è stato quel grave sversamento di liquami nel fiume e quindi nel mare, e che ci sono stati tantissimi casi di patologie come l'impetigine che hanno afflitto i cittadini pescaresi. E il Comune di Montesilvano annuncia la risoluzione di contratto con la società di gestione rifiuti Tradeco. Fino a nuova assegnazione però la stessa si occuperà di garantire i servizi alla città. Ascoltiamo. Risoluzione del contratto da parte del Comune di Montesilvano nei confronti della Tradeco, società incaricata della raccolta dei rifiuti e dei servizi di pulitura. Dopo una lunga serie di lamentele da parte dell'amministrazione e proteste da parte dei lavoratori, il rapporto è stato chiuso in via definitiva, ma avvisa il sindaco, la società dovrà continuare a provvedere alla pulizia della città fino a nuova assegnazione. Beh, fino a quando non individueremo il nuovo gestore. Purtroppo questa decisione, che è una decisione oggettivamente estrema, si rende necessaria perché questa amministrazione, ma sostanzialmente tutti i cittadini, non sono e non erano contenti di un servizio che veniva erogato in maniera non continuativa e non all'altezza degli standard che questa città si aspettava. Abbiamo tentato in ogni modo di pungolare la società al rispetto delle disposizioni contrattuali. Da quando la Tradeco è entrata nella gestione del servizio qui a Montesilvano, grossi miglioramenti non ce ne sono stati, quindi necessariamente, per tutelare gli interessi dell'amministrazione ma anche di tutti quanti i cittadini, abbiamo risolto il contratto con la Tradeco. Ecco, adesso per trovare una nuova società come procederete? Beh, abbiamo diverse opportunità, creare una società in house che svolga il servizio direttamente sotto il controllo e l'impulso dell'amministrazione, sia quello di prendere in considerazione la possibilità di allargare il servizio in house già attivo in città a noi vicine, ma anche quello probabilmente di fare un nuovo bando che abbia come obiettivo quello di aumentare i livelli di raccolta differenziata. Ricordiamo, a Montesilvano sono fermi ad un umiliante 22%, perché solamente andando a incrementare la raccolta differenziata si possono abbattere i costi. E cambiamo decisamente argomento. Presentato questa mattina presso la Camera di Commercio di Pescara il Master di secondo livello in diritto ed economia del mare. Rettore, torna questo Master di secondo livello in diritto e economia del mare, una grossa opportunità per il territorio e anche per gli studenti ovviamente. Un Master di qualità fatto in collaborazione tra diverse istituzioni, le università, la Camera di Commercio, ed è un'offerta che si unisce all'offerta formativa della nostra università e di quella di Teramo. E credo che sia un segnale importante di collaborazione con il territorio, con le istituzioni. È quello che vogliamo fare come università, non soltanto fare attività formativa con i corsi di laurea normale
che offriamo a tutti gli studenti, ma collaborare con le altre istituzioni per un'attività formativa di terzo livello. Il mare rappresenta una grande risorsa per l'Abruzzo? Il mare rappresenta una grande risorsa per l'Abruzzo, per l'Italia e per Pescara, quindi è giusto che ci sia un master di questo tipo che fornisce gli elementi importanti per chi è più giovane, per gli studenti, per comprendere appunto l'importanza del mare nell'economia della nostra nazione, ma direi anche del nostro territorio. Tra l'altro parliamo di un master unico in Italia. Sì, è un master unico in Italia, esattamente, ma è unico anche per come è stato concepito, per le professionalità che sono state reclutate, che vengono reclutate per offrire, diciamo, questa attività formativa di grande qualità. E oggi sabato 27 febbraio si celebra la festa del santo padrono d'Abruzzo, San Gabriele dell'Addolorata. Al secolo Francesco Possenti, nato ad Assisi il 1 marzo del 1838, è morto nel santuario di Isola del Gran Sasso sulle montagne Teramane il 27 febbraio del 1872, poco prima di compiere 24 anni. Oggi migliaia di pellegrini affolleranno il santuario in occasione della festa di San Gabriele. Pellegrinaggi organizzati arriveranno in particolare dal Molise e dalla Puglia, ma si annunciano presenze anche dalla Calabria. La giornata, che avrà solo carattere religioso, è iniziata alle 6:30 del mattino con la celebrazione del transito di San Gabriele, presieduta dal Superiore Provinciale dei Passionisti. Alle ore 11 la solenne celebrazione eucaristica è stata presieduta da Monsignor Michele Seccia, vescovo di Teramo e Atri, e al termine della messa tutti i fedeli presenti hanno celebrato il Giubileo attraversando la Porta della Misericordia. Nel pomeriggio la messa alle ore 17 saranno soprattutto i giovani a onorare il loro santo protettore. Altri giovani festeggeranno il loro santo ai primi di marzo. Infatti ricordiamo, migliaia di studenti delle scuole superiori abruzzesi marcheggiane si raduneranno al santuario lunedì 14 marzo per celebrare come ogni anno i 100 giorni agli esami di maturità. E a Campli il 6 marzo andrà in scena il primo raduno Fango e Neve, con oltre 100 quad provenienti da tutta Italia. Domenica 6 marzo, appuntamento per tutti gli appassionati del quad con il primo raduno Fango e Neve Città di Campli, organizzato dall'associazione sportiva Gli Affossati. L'associazione è stata costituita formalmente nel 2015. Il raduno vedrà anche la partecipazione di equipaggi che verranno da tutte le regioni limitrofe, e per questo approfitteremo per promuovere le nostre bellezze presenti sia a Campli che esternamente. Uno degli intenti principali dell'associazione è quella di promuovere anche l'utilizzo del quad. All'evento, patrocinato dal Comune di Campli e dalla Federazione Motociclisti Italiani, sezione di Teramo, parteciperanno ben oltre 100 quad provenienti da tutta Italia. Il percorso sarà misto tra difficoltà, trial, fango, acqua. Proveremo un po' tutto, proveremo. Si dividerà in varie zone, una parte alta, la parte iniziale, dopo la partenza dal centro storico di Campli. Poi si scenderà più a valle, dove cominceremo a trovare fango, acqua, e troveremo subito dopo un ristoro. Si concluderà facendo di nuovo guadi e salite abbastanza difficoltose, dunque solo per trazione 4x4. Dove appunto la bravura e la maestria del pilota farà la differenza. Questi atleti che praticano quad ed enduro molte volte, oltre a svolgere attività sportiva, svolgono attività per il sociale, tant'è vero che vengono spesso coinvolti in attività di protezione civile. Infatti il 4 febbraio 2016 la Federazione Motociclistica Italiana ha deciso di istituire proprio un dipartimento di protezione civile che collaborerà in stretto contatto con il Ministero degli Interni proprio per tutti questi praticanti attività di quad e di enduro che conoscono benissimo il territorio e vengono spesso chiamate nelle emergenze proprio per rintracciare o persone perse nelle varie escursioni o, come purtroppo accadde all'Aquila, ricordo che all'Aquila i primi ad intervenire furono nella notte stessa gli enduristi ed i quaddisti. Passiamo ora alla pagina sportiva. Alle 15 il Pescara in campo all'Adriatico Cornacchia contro l'Ascoli, marchigiani senza il supporto dei propri tifosi. Nel Pescara non convocato a sorpresa l'attaccante Cocco, ma per le ultimissime ci colleghiamo con Paolo Renzetti da Pescara. Paolo, a te la linea.
Sì, grazie Elisa, buon pomeriggio dallo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Hai detto tu bene della non convocazione di Cocco, che dunque seguirà la gara dalla tribuna, ma ci sono altre ghiotte novità per quanto riguarda la formazione che affronterà tra meno di un'ora l'Ascoli qui nell'impianto di Via Pepe, perché Mandragora sarà in panchina, giocherà dal primo minuto il difensore Coda, mentre ci sarà dal primo minuto un'altra novità importante, quella dell'ex livornese Pasquato, che dunque è stato preferito ad altri giocatori del reparto avanzato. Ma andiamo con le formazioni, partiamo dal Pescara, formazioni ufficiali che sono arrivate in postazione da qualche minuto. 4-3-2-1 lo schieramento di Massimo Oddo, con Fiorillo che torna in porta, difesa con Zampano e Mazzotta sugli esterni, Coda e Zuparic centrali, poi centrocampo con Verre, Torreira e Benalì, Pasquato e Caprari sono i due trequartisti, con Napadula che è l'unica punta di ruolo. Nel Pescara sono in panchina Resti, Bruno, Fornasier, Verde, Acosta, Mandragora, Selasi, Mitrizza e Cappelluzzo. Per quanto riguarda la formazione marchigiana, che come hai ricordato non può disporre del calore dei propri tifosi, visto che la partita è stata vietata per motivi di ordine pubblico, risponde con il 4-5-1, marchigiani che si schierano con Lanni in porta, poi Di Marco, Mitrea, Milanovic e Pecorini in difesa, Jankto, Giorgi, Benedicic, Bianchi, Almici a centrocampo, con Petagna unica punta di ruolo. Per quanto riguarda la panchina della formazione marchigiana, ci sono Svetkausas, tra l'altro ex del Pescara, poi Perez, Cinaglia, Maidat, Addai, Cacia, Canini, De Grazia e Del Fabbro. L'allenatore è mister Mangia, dirigerà l'incontro il signor Pinzani della sezione di Empoli. A Pescara il cielo è nuvoloso, non fa freddo, temperatura di 15 gradi, sono previsti sugli spalti poco meno di 10.000 spettatori. Dall'Adriatico è tutto, a te Elisa. Grazie Paolo, buon lavoro. E dopo la sconfitta di La Spezia, medita riscatto la Virtus Lanciano, che al Biondi ospita il Bari dei tanti ex. Tra questi l'allenatore Andrea Camplone, che torna a dirigere la squadra dopo il malore che lo ha colpito la scorsa settimana. Rossoneri quindi praticamente al completo, e ci colleghiamo con Alessio Giancristoforo per le ultimissime. Alessio. Buon pomeriggio Elisa, buon pomeriggio a tutti. Hai detto bene, il Lanciano gioca contro una fetta importante del suo recente passato, la panchina barese appunto guidata da Andrea Camplone, che oggi tornerà proprio in campo. Questi sono i rispettivi schieramenti. Ti premetto subito che la Virtus ha portato con il tecnico Maragliulo alcuni accorgimenti importanti, innanzitutto a partire dal modulo di gioco. Oggi il Lanciano dovrebbe giocare con un 4-2-3-1, questi gli interpreti nello scacchiere tattico, Cragno tra i pali, poi in difesa Salviato a destra, Aquilanti ed Amente centralmente, il ritorno di Luca Di Matteo sull'out basso di sinistra, i due in mediana, Rocca e Bacinovic che ritorna dopo tre gare. A centrocampo Vastola, Marilungo e Di Francesco, dunque Guido Marilungo più come seconda punta, mentre l'unico punto di riferimento offensivo è rappresentato da Nicola Ferrari, ancora una volta preferito a Federico Bonazzoli. Risponde il Bari con un 4-3-3, Mika in porta, Sissoko, Tonucci, Rada e Dinola formano il poker di difesa, Defendi, Valiani e Dezzi a metà campo, Sansone e De Luca con Puskas compongono il trittico offensivo, Fischia, Ross di Pordenone, è inutile ribadirlo, altra gara fondamentale per la Virtus Lanciano che torna a giocare al Biondi dopo la sconfitta contro la Spezia. Inizia comunque un tour de force della Virtus oggi contro il Bari, poi martedì un super scontro diretto in chiave salvezza diretta proprio contro il Como, sabato prossimo sempre al Biondi contro il Brescia. Per il momento da Lanciano è tutto, a te la linea. Grazie Alessio, buon lavoro anche a te. Scendiamo in Lega Pro, si è concluso il procedimento sportivo di secondo grado Dirty Soccer Bis innanzi alla Corte Federale d'Appello della FIGC riunita all'Hotel Vittorio Veneto di Roma. Dopo la prima giornata di ieri e gli ultimi casi esaminati stamane, il collegio presieduto da Gerardo Mastrandrea si è riunito in Camera di Consiglio per valutare i ricorsi di 10 società e 18 tesserati contro le sentenze appunto di primo grado emesse dal Tribunale Nazionale Federale. Le sentenze non sono previste, ricordiamo, prima della prossima settimana.
E domani al Bonolis di Teramo, ospite del diavolo, la maceratese, Vivarini suona la carica dopo il KO di Aprilia. Ascoltiamo. È una squadra che come caratteristiche ci può creare dei problemi, perché è una squadra che riparte con grande velocità, a livello di gioco fa poco, nel senso in fase di costruzione e sviluppo riesce a fare poco, però sono subito molto molto cattivi e veloci nelle ripartenze e quindi ci porteranno a giocare tantissimo la palla a noi e quindi abbiamo il rischio poi di queste ripartenze, però io penso che se diamo attenzione alle cose che dobbiamo fare in campo e ci mettiamo quella grinta, quella voglia che tutti quanti vogliamo far apparire, penso che abbiamo buone possibilità di fare risultati. La squadra deve dare una risposta soprattutto al pubblico di Teramo, perché ci teniamo tantissimo e veramente stiamo lavorando tanto sotto questo aspetto qui per gratificare la tifoseria di Teramo. Quindi l'obiettivo maggiore, ma chiaramente anche per il presidente e per tutti, perché comunque sia le vittorie riescono a far stare tutti più tranquilli e più sereni. Quest'anno abbiamo dovuto lavorare molto sotto l'aspetto mentale e abbiamo dovuto curare molto tanti aspetti. Io lo sapevo, avevo messo in preventivo all'inizio di quest'anno che sarebbe stato un anno di grande lavoro per me, e lo sto facendo con grande impegno, con grande voglia. E sono sicuro che a fine anno saremo ricambiati del lavoro che abbiamo fatto. E l'Aquila in campo al Fattori contro il Tutto Cuoio, obiettivo 3 punti per gli uomini di Perrone che devono risalire la classifica dopo la penalizzazione. Vediamo le formazioni per l'Aquila Calcio: Scotti, Pesoli, Piva, Cosentini, Ligorio, Bensaia, Triarico, Mancini, Perna, De Sosa, San Domenico. Per il Tutto Cuoio invece Feola, Marchetti, Ferraro, Caponi, Colombini, Falivena, Ricciardi, Calvano, Tempesti, Giovinco e Shekilaze. Ed ora passiamo al ciclismo, perché domenica 28 febbraio si svolgerà a Pescara la prima edizione della Gran Fondo Masciarelli, gara ciclistica riservata agli amatori. Si preannuncia la partecipazione di oltre 500 ciclisti che arriveranno da diverse regioni. Palmiro Masciarelli torna alla Gran Fondo Masciarelli dopo 7 anni, una pausa di qualche stagione. Ora si torna a Pescara in una kermesse importante con il patrocinio di enti, di Camera di Commercio, una manifestazione davvero di alto livello. Siamo ripartiti e ci tenevo a farle qui a Pescara perché comunque è diventata veramente una bella città, e poi anche il percorso: partiamo da Pescara, andiamo sotto la Maiella, quindi la gente parte dal mare, si trova la montagna innevata, riscende giù a Pescara, quindi pensiamo di fare a livello di immagine veramente una bella Gran Fondo. Percorso di 100 km e tra l'altro si preannuncia una partecipazione record di ciclisti, si prevedono 500 corridori che arriveranno da diverse regioni d'Italia. Sì, le iscrizioni sono arrivate dalle Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Lazio. E sono ancora tuttora in corso delle iscrizioni. Importante anche l'appoggio della WISP Abruzzo Molise. Ma con la WISP ho sempre collaborato e anche gli altri enti veramente si sono dimostrati molti hanno collaborato molto, anche se la WISP ad organizzare, però anche gli altri enti ci hanno dato una mano richiamando atleti dei loro iscritti con loro, e quindi con Capozucco ormai è l'8ª edizione in effetti che facciamo, le cose sono andate sempre bene, quindi anche a livello scaramantico rifacciamo con lui. Ed è tutto per questa prima edizione della TG6, ricordo tra poco, non perdete l'appuntamento con Diretta Stadio, in studio Andrea Costantini, grazie per l'attenzione, buon proseguimento.